Vicino al fiume, signore. Sono vicino al fiume, signore. Spalo il fango, signore. Sono stanco, signore. Sono tutto un dolore, signore. È colpa del capo, signore. Ho bisogno di un dottore, signore. Signore, ho male al cuore, signore. Il guardiano dice che faccio scena, signore. E sutta luce punevula faciti fare. E sutta luce punevula faciti fare. Ore una. No, no. No, look at this. No, no, no. Wyt ti'n dweud sy'n mynd i'n 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 L'articolo 34 dice: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno i mezzi?
Allora, nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi, giovani, che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. Lavoravo in quel di Baggio, in catena di montaggio, e giravo una ramella, sempre una, sempre quella, ed un giorno fu così che mi venne fuori un tic. Lavoravo in quel di Baggio, ad un nastro di montaggio, la mia testa si girava e il motore accompagnava, per seguirlo fu così che mi venne un altro tic. Non si sta poi tanto male con un picco orizzontale, ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un sobbalzo. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. Mi hanno cambiato di reparto, mi è venuto un mezzo infarto. C'era un nastro sempre in piano, ma arrivava a contromano. Mi trovai un po' peggiorato, col mio tic modificato. Per poter restare a galla mi toccò muovere la spalla, ed in più, come si vede, mi è venuto un tic a un piede. Per frenare quel pedale ero messo proprio male. Lavoravo in quel di Baggio e mi ha licenziato a maggio. Mi ha chiamato il direttore e mi fa: caro signore, con quei tic non rende niente. Non vede? Sembra quasi un deficiente. Giornata maledetta quando arrivo fin di set. Tu non puoi aver impiegato che ho stipendi, stai abbeggiato. Io mi chiamo Teresa, stiamo in basso tutto il mese. Ma la dica se riscolto, su sa casta un tramut. Fresh fresh, la dai te. Che cosa succede? La dai te, sta bagarina. Mi ritrovi tre sin, pronto. Appena mi vede, comincio la litania. No? Mo' venu Cristric, cu' semestre sta menzic, cu' semestre so' delur, tu strafu che non de cur. Io son Dave e non parlavo, malati, ne si scaldavo. Pronto, appena capitem, loc loc, ci mettem, tutte e due, come sapesse, e spartem le terris. Chis a cot e chis a chet, chi so' sregten annet. Chi se cingo mest dash, chi se tre per rosa bash, chi sa gnazio per grer, chi sa cosmo scarpare, chi sa rock, chi so fichi, chi so diao canom da picchi, chi sa... E non ci ma mangia. E ci vuoi da defen. Ye, per me fa abbastanza. E vabbè, sciamananz. Sciamananz, chi sa frato, tu si scemo e tu si matto. Matta a me, uè, Teresa, mo tu dormi un bel pe. Puh, e brave, si capisce, così urest. La fornisci! Nina sì, sì né no, sapesci quello buffettone. Ah, vigliacco delinquente, non credono che se sei. Sta zitto, disgraziato, puro scafo mi si dà. State
cito, gli affuò, come se inca da crapà. Poi ci fu, ne manco un saggio, ma arrivò un piatto in bacio. Gli acciaffavo palettine, mamma aiuto, un buffettino, ci ha fornito sotto e sotto, tre sinca la scopa, bang! Gli alzo troppo all'aria, cade in terra una madre, boom, madonna! A surmo salso su professore, per una guardia, l'anguilin, che sa che on deve c'è. C'è si c'è, cosa è stato? Lei la capa t'ha spaccata. Non è nudo, c'è uno spacco, vado a prendere sparatrappo. Va calmati, vi sciocchezze, gli angiolini pigna a pezzi. Ma il coraggio non è nudo, pigla, dangia a cor, su bevete. Ma, bevete, giacci, forni la rete. Rimanemmo raggettati, gli... Che ne chiamo l'angiato e mi chiamo Marro Dotto, che la capo mezza rotta. Sì, avast, un corneste in mezzo a una tempesta, che ogni mese ci scambito, 27, dannaccito. Lettera dalla Svizzera. Ti amo tanto, mio dolce cuore. Più son lontano e più ti sogno. Penso ai tuoi occhi, al nostro amore. Se un poco piango, mi passerà. Di lavoro ce n'è molto, se ne può ben guadagnare, ma il permesso ci hanno tolto di restare a lavorare. Cara moglie, io sto bene, ma una vita dura assai. Certo, a casa non conviene che io ritorni, tu lo sai. Ecco tutto. Starò via. Che Dio mi aiuti, e così sia. Ti amo tanto, mio dolce cuore. Più son lontano e più ti sogno. Penso ai tuoi occhi, al nostro amore. Se un poco piango, mi passerà. Riprendo il mio cammino. Me ne vado, sacco in spalle. Forse questo è il mio destino. Lascio il monte e scendo a valle. Vado sempre più lontano, con la morte dentro il cuore. Sono un povero italiano e nessuno mi dà un fiore. Non mi resta altro da fare, solo questo, lavorare. Un ballo di Vincenzo Nania. Il muratore con il secchio blu e la magnifica muscolatura cantò la prima in classifica dall'impalcatura più alta. Pareva un ballo il trepestio su quelle tavole ballerine, una rivolta alla malta scagliata contro il muro. Attento! Avrei gridato. Ma era troppo in alto. Il volo. Come un dio pagano dalla splendida muscolatura. Classifica dalla più
Sì, li conosco quei discorsi, li ho fatti anch'io. È una vita che parlate di operai, belli, con le mani grosse, i pugni chiusi, forti con le braccia sporche e il petto in fuori, nudi, sudati, coraggiosi, che si muovono gloriosi. Gli operai, è una vita che fate la retorica sugli operai. Gli operai, belli con le spalle grosse, i visi aperti, forti con i loro sguardi fieri e sani, veri e autentici, onesti, come si vedono sempre sui vostri manifesti. Gli operai. Ma basta con questi discorsi, basta. Gli operai sono gente come noi. E non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Gli operai sono anche peggio di noi, perché non ne hanno coscienza, non se ne rendono conto e non sanno mai niente e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. Gli operai sono immaturi, impreparati, leggono poco e non si fidano della cultura. Gli operai hanno ancora il complesso della borghesia, dei suoi valori scontati, che loro vogliono imitare con sforzi meschini, che non si possono più vedere.
Gli operai. Gli operai sono solo più oppressi e più sfruttati di noi. Hanno altri problemi e non sono invischiati in oggetti che noi custodiamo con cura. Gli operai hanno addosso soltanto una rabbia che cresce, una rabbia che si estende da sbattere addosso ai padroni che la polizia difende. Gli operai hanno ancora una forza per non farsi fregare dalla gente per bene che con tante parole, con tante promesse li frena, li tiene. Gli operai hanno addosso una forza tremenda che può rovesciare questo mondo di merda che noi alimentiamo e non si ferma mai. Ah, gli operai. Gli operai. Gli operai.